Questo evento è nato 3 anni fa per portare in auge di nuovo la tradizione popolare, che anche qua a Caiano era molto fervente negli anni 60-50. E naturalmente noi giovani, noi ragazzi, abbiamo pensato di fare questo evento perché volevamo far conoscere anche ai nostri compaesani, diciamo, la tradizione popolare campana e del sud Italia. E tutto nacque 3 anni fa quando noi ragazzi decidemmo di fare un falò giusto per festeggiare il Capodanno, l'anno nuovo. E poi piano piano col tempo riuscire ad andare avanti e, diciamo, a diventare questa bella manifestazione che fortunatamente ha un buon seguito e riesce a far portare nelle persone un po' di felicità e un po' di gioia per il nuovo anno. Naturalmente per l'anno prossimo speriamo di fare molto, molto di più per fare una cosa più grande, per riuscire a coinvolgere più persone e per portare più persone a conoscere il nostro paese, che è un grande paese e che sempre riesce a far trascorrere serate piene di divertimento e piene di gioia. Ringrazio il signor Raffaele per essere venuto qua e all'anno prossimo vorrei che fosse qua di nuovo. Grazie e buonasera. Tamburiano è arrivato al suo 3° anno. Io sono Giuseppe Ruggeri, presidente del circolo culturale Gerardo Pecoraro, che organizza questo evento. Ogni anno ha avuto una cosa in più e quindi posso dire con orgoglio e con soddisfazione che questa manifestazione sta avendo grande successo. L'anno prossimo ci saranno altre novità, come ha detto già Gaetano Genovese, tutte le novità di quest'anno le potremo riproporre l'anno prossimo, ma la cosa essenziale è che l'anno prossimo questa manifestazione avrà un evento in più, o meglio organizzazione in più, e che non solo riguardi il circolo culturale per Colorado, ma tutte le realtà di Caiano. Questo è il mio augurio. Poi voglio augurare a tutti quanti voi un buon 2015. Auguri dal Circolo Culturale Gerardo Pecoraro. Allora, come presidente devo ringraziare tutti quanti il consiglio direttivo del Circolo Culturale Gerardo Pecoraro, ma voglio ringraziare il re del focolario, Antonio Pecoraro, detto Ciccio Bello. Del focolario. Del focolario. Lo dirà la donna, ma la palla, la donna, 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 la don
Ma vai spina un vestor che li ero faccala, guarda islo via, dopo l'andati e la strada quanta puncia.